Sono trascorsi 3 mesi ormai da quella tragica notte del 13 gennaio, quando la nave da crociera Costa Concordia è naufragata davanti al porto dell'isola del Giglio. Una tragedia del mare che non ha precedenti in Italia, in particolare per le modalità che l'hanno causata e che attende molti chiarimenti. Troppi, infatti, ancora gli interrogativi su cui si deve trovare risposte per rendere giustizia alle 32 persone che hanno perso la vita, tra le quali una bambina di 5 anni. Risposte che dovranno arrivare dalla maxi inchiesta che è stata aperta sul naufragio, coordinata da 4 magistrati grossetani. Al momento sono 9 le persone indagate, tra le quali il comandante della Concordia, Francesco Schettino, che proprio nei giorni scorsi si è visto negare anche dalla Corte di Cassazione la revoca degli arresti domiciliari cui è sottoposto dal 17 gennaio. Il capitano è accusato di omicidio colposo plurimo, naufragio e abbandono della sua nave, che quella sera trasportava 4.200 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. A giorni dovremo invece conoscere il progetto per la rimozione del relitto, operazione che, si sa già, non sarà conclusa prima di un anno. Una tragedia, infine, che ha mostrato al mondo intero l'incondizionata solidarietà dei gigliesi. E in proposito abbiamo una riflessione del parroco dell'isola, Don Lorenzo. È una ferita, quindi la cicatrice sicuramente rimane. Ecco, è una cicatrice di dolore, perché tu c'hai lì quella nave che vedi, ma è anche un segno, anche una memoria di essere stati in grado di provvedere a un'emergenza che era sproporzionata alle forze, e quindi anche un motivo anche per il gigliese di avercela fatta, ecco, di essere stati in grado. Prima del Giglio si conosceva solamente l'aspetto ambientale, l'aspetto naturalistico, l'aspetto dei fondali, della parte emersa, il parco, eccetera. Ecco, e tutto il resto era vacanze, era una specie di bel villaggio vacanze. Ecco, adesso è venuto fuori anche un'altra dimensione, che è quella umana, e che è altrettanto vera, no? Ecco, ma non perché prima che se l'ha inventata la gente, ma perché prima non aveva motivo di uscire. Ecco, è venuto fuori tutta questa generosità, questa solidarietà che, di cui tutti hanno parlato, eccetera, ma anche la sensibilità, ecco, perché poi anche dopo che tutti quelli sono andati, sono rimasti dispersi, sono rimasti i parenti che cercavano la bambina, eccetera. Anche gli stessi giornalisti, la gente che ha lavorato nei soccorsi, la Mary Smith, i vigili del fuoco, la capitaneria, tutta questa gente che ha lavorato, sono diventati una specie di parte della grande famiglia del Giglio.